Ragazzi, io vi do il benvenuto a una nuovissima puntata di Facciamoci Conoscere. Siamo qua io, Marco Merrino, Pippo Borraccia e Carmelo Lacorte. Oggi invece di dirvi il nostro nome e cognome e le cose che ci piacciono, vi diremo cose che di noi non sapete, quindi let's go! Qual è il tuo gruppo cantante preferito? E ancora non l'hai buttata sta maglietta. Il tuo? Tu? Quali di me? Ok, pensi che Winnie the Pooh sia da bambini piccoli? No! No, Winnie the Pooh! Mi spero se è Winnie the Pooh. Con Pimpi poi mi... Con Tigro. Tigro se voglio fare un po' l'esotico. Marco! Poi se voglio andare al Sadomaso c'è ancora quello... Ancora? Domanda da farti. Io... Mi zicco il chiodo in culo. Che schifo. Ti piacerebbe vivere nel corpo di un'altra persona per un giorno? Sì. A me, piacerebbe vivere nel corpo di una persona che mi piace, così mi masturbo. Oh, signore. Ragazzi, mi sembra ovvio. Se potresti rincarnarti, in che cosa rinasceresti? In un... Una farfallina. In una... Presentando un gira Big Bubble e fai la bolla. Voglio essere la bolla io. Ma poi scoppi in 2 secondi. Vabbè, ma intanto ho visto dei momenti più belli della mia vita. Hai ragione. Tu? Io non lo so. Se ti dovessi trasferire dall'Italia, dove andresti? In America? In Germania. Perché America! Perché in Germania? In Germania è bellissima. Che ci andiamo in due. Soprattutto Berlino è bellissimo. America, mannaggia. Cioè, pure tu? Andiamo insieme, lasciamo sto stronzo in Germania. In Germania. Vabbè, io mi diverto. Ah, attenta alle docce perché ne hanno due tipi là. In Germania? Sì. Che cazzo dici? Sì, una ad acqua, l'altra a gas. Cosa vorresti cambiare della tua vigna? I soldi ragazzi. Porca, ne ho troppi. Come deve essere la tua prima, se non l'hai fatto? O come sta la tua prima volta, se l'hai già fatto? Ora ce la fai. Perché guardi me? Qual è il tuo grande sogno? Avere un... No. Un mondo senza quei cazzo di ebrei. Un mondo senza neri. Quale film ti è rimasto impresso? Un film è rimasto impresso. Ora tu dirai Inception, perché è un film dalla stragrande... Non stavo parlando di Inception. No, lo stavi per dire. Ora appena detto sta cosa hai cambiato idea. Mi chiamo Davide Morabito, a lui piace quello. Vero? Sì. Io sinceramente Inception non l'ho capito e non mi piace. Io non ho capito il finale. Non si chiama non saper seguire i film. No, non si chiama fare film in modo decente. Ma anche tu capisci il finale? Il finale? Di Inception. Che loro riescono a mettergli l'idea a quello là. Tutto a posto. No, non è quello il finale. Cerca il finale. Ah, che lui abbraccia i suoi figli. E qualcosa gira ancora. Ma stava per indicare che stava per cadere e che non era un sogno. Mica non avrebbe continuato, certo. Certo, l'autore aveva voluto dare qualche di dubbio. Sono stronzo, quindi faccio pure sta cagata. Ecco. Però, secondo me è caduto. Tu l'hai ma visto non parliamo con te, se non guardi Teletubbies per terra. Le trame sono troppo complesse. Ti piacciono i reality show? No. Che parte del corpo ti piace massaggiare? Le gambe sono il ponte. Sì, le gambe sono un ponte di collegamento tra realtà e fantasia. Esatto. In che parte del corpo preferiresti ricevere un massaggio? Sempre nel ponte. Sempre nel ponte. Che piacere crolla sto ponte. Verso 40 anni lo fa. E poi devi metterci... No, le pillole devi prendere. Fa rialzare il ponte. The Brooklyn. Cosa pensi prima di dormire? A quanto mi è stato il cazzo oggi Borraccia. Mannaia. Io penso al fatto che... Che quanto ha mangiato oggi Borraccia. Mannaia cazzo. Ma ragazzi, perché ce l'avete tutti con me? Non ce l'abbiamo. Ah, tu mi insulti e mi dici ah, Non devi parlare perché sei il primo che dice ah, non escono i video perché perdiamo troppo tempo. Ci vuole un bacino qui. No. Maniglia. Quanto costa secondo te il sesso in una coppia? Quanto conta, quanto costa? Minchia, tu sei già buttane, pensi. Perché si fa l'amore? Rispondi tu. Ma perché io? Voglio stare da Borraccia. Oh! Ma perché ispiri amore tu, vai. Ti devo di una persona perfetta? No. Perfetta nella mia imperfezione.
quando producono un nuovo cibo per cani più gustoso, in realtà chi lo ha assaggiato? I cani stessi, voi non lo sapete, ma li assaggiano i cani stessi, che sono ben addestrati a far capire al padrone se il cibo è buono o meno. Ti sei mai chiesto se piace veramente agli altri? Sì, la risposta è no, secondo me mi prendono tutto per il culo. Cioè, a partire da noi. Che figlio pensi di essere? Di puttana. Che età la prima volta? Guarda, ci rispondi tu. Tan. Tan. Pensi che la vita sia, sia tutto un quiz? Sì. No, ma una merda lo è. Però risposta aperta. È fantastico. È fantastico sta... borraccia. Ragazzi, citazione di borraccia. La vita è un quiz, però la risposta aperta. Cosa ti manca di lei? La persona. Amica! Da morire, stronzo. Vabbè, quindi la risposta che ti manca di lei è lei. Sì. Povera borraccia. Gli amici di merda li chiamo io. Stai soffrendo per amore. Ma tu sei stronzo! Non è... No! È lui, non sono io lui! Le domande possono essere saltate! Vabbè, dai! Vai fino in fondo in una storia d'amore! Hai bisogno di lei! Perché l'amore e i sentimenti a un certo punto possono finire? Ma come mai? Di tutte queste motivazioni ce ne sarà una determinante! Quale, borraccia? Vogliamo avere la parola di un esperto. Perché l'amore e i sentimenti a un certo punto possono finire. Se lo sapessi anch'io, vi avrei già dato una risposta. E me la sarei data anch'io. Esistono risposte stupide a domande intelligenti? Sì, sì, io la voglio. Perché per esempio a Dio esiste, la gente risponde sì. Come si chiama la donna della tua vita? Tua madre. Ti piace? È buono. C'è ancora. Sei andato nel mezzo. Come? Sei andato nel mezzo. Gli piaci? Gli piaci? Aspetta, te lo coniugo. Gli piacevi? Il tempo sta finendo, adesso io partirò a Cosenza con Davide Morabito, il mio cameraman. No. Noi in questo video vogliamo fare intanto gli auguri a Ciccio, che oggi fa... Auguri! Auguri. Auguri Ciccio. È tromba stasera. Tu che puoi. E vogliamo... Gioli, ma vogliamo dedicare una canzone a borraccia per rincuorarlo. Aspetta, metti questa canzone. Oh, ma non sono l'unico qua dentro.